Silvio l'ha capito, o forse l'aveva capito da molti anni, solo che finché era incatenato nel terribile mondo della politica, in cui ogni militante è obbligato a obbedire per non subire il cosiddetto linciaggio mediatico, doveva tacere. Ora però, incandidabile fino al 2019, si sta vendicando alla grande. Da pochi giorni parla infatti di moneta parallela all'euro per far rinascere l'economia, per darle nuova linfa vitale. Il popolo ne ha bisogno, visto il periodo deflattivo in cui, ahimè, ci troviamo. Gli squali della finanza stanno infatti pian piano richiamando a sé la moneta che avevano debitamente prestato. I prezzi, magicamente, stanno avendo un calo significativo. I media di regime la chiamano ripresa, ma chi ha gli occhi un po' più aguzzi sa che è il preludio di una nuova terribile carestia economica, forse peggiore di quella del 29. Silvio ne è consapevole e ora che non ha più nulla da perdere può finalmente cantare, offrendoci soluzioni che pochi hanno avuto il coraggio di proporre. Il gesto è da ammirare, peccato che a 80 anni suonati e con le energie visibilmente in calo, non potrà più fare molto per l'Italia. Avrebbe dovuto pensarci prima. Qualche tempo fa la magistratura ha riaperto casualmente i fascicoli rimettendo in luce la sua debolezza più grande. Proprio ora che l'omino dei Rothschild si sta facendo avanti per acquistare una quota di Fininvest, succulenta agli occhi dell'élite. Coincidenza? Non credo. Fatto sta che l'omino di Arcore va avanti senza paura, ha rinunciato perfino a essere cavaliere del lavoro, ha obbedito in tutto e per tutto all'élite, ma evidentemente non è bastato. Vogliono le rimanenze del suo impero, Fininvest. Miei cari italioti, forse non avete idea di quello a cui stiamo andando incontro. La crisi, purtroppo, non è finita e il bello deve ancora venire. Avete presenti i suicidi degli imprenditori surclassati dalle tasse? Beh, non sono nulla in confronto al destino già scritto dagli squali della finanza e pronto a essere eseguito come la sceneggiatura di un film. L'Italia deve riprendersi la sovranità monetaria, conservare l'euro per le importazioni e l'esportazione, con una nuova valuta provvedere ai pagamenti dello Stato, ha detto l'ex Premier. E ha ragione. Ma perché se ne ricorda solo adesso? Perché non l'ha fatto quando ne ha avuto possibilità? Le opzioni sono due: o glielo hanno impedito, o in età avanzata ha capito il meccanismo della finanza internazionale. Io opterei per la prima ipotesi. Quando sei al governo non puoi prendere decisioni determinanti, o meglio, puoi farlo, ma poi devi prepararti al peggio: linciaggio mediatico, vendette sulla famiglia o su te stesso, sabotaggio del conto in banca e persino attentati. Se vuoi giocare, devi sottostare alle regole di chi il gioco lo tiene in piedi. Vi ricordate quando ha provato ad acquistare il gas da Putin preferendolo agli americani? Il nostro amato ex premier? Pochi giorni dopo, guarda caso, è scoppiato lo scandalo Ruby, una minorenne con cui Silvio avrebbe avuto una relazione, come se in politica fosse l'unico ad avere scheletri nell'armadio. Dei 945 componenti del Parlamento, il 90% è gente ricattabile, delinquenti, mafiosi, omosessuali, cocainomani, scelta appositamente. Proprio perché se rifiuta di obbedire ai poteri forti, subisce la messa in pubblico del proprio scheletro. Marrazzo vi ricorda qualcosa? Bene, i politici sono tutti come lui, o anche peggio, se no non sarebbero lì a tenere in vita questa parvenza politica chiamata democrazia.